Magnifico, oggi un appuntamento importantissimo per l'università, queste presenze prestigiose, Emma Bonino, Edith Brook, un grande, grande appuntamento. Sì, grande appuntamento come molti appuntamenti dell'Università degli Studi di Teramo, una struttura che ha sempre guardato al territorio, ma ancora di più al territorio nazionale e internazionale, quindi uno spirito locale e un'aspirazione internazionale sempre. Poi la settimana prossima ci sarà finalmente questo passaggio di consegne con Luciano D'Amico. Sì, finalmente, sì, forse non è il termine giusto, è un passaggio naturale. L'intenzione è quella di continuare ad innovare, perché questa università ha bisogno di investire sempre nell'innovazione per rimarcare sempre di più il suo ruolo all'interno del sistema universitario abruzzese, all'interno del sistema universitario nazionale, difendendo e promuovendo le sue 5 eccellenze e la sua eccellenza in generale nella formazione e nella ricerca. E se possibile questa città, questa università ha anche bisogno di comunicare di più con la città, di essere più collegata. Assolutamente sì, devo dire che i primi passi e i primi approcci sono molto positivi, vedo un buon atteggiamento da parte della nuova amministrazione, quindi io sono molto fiducioso, soprattutto per quanto riguarda i servizi ai nostri studenti, che è la cosa che ci preme maggiormente, quindi l'Università di Teramo sempre più radicata nella città e, ripeto, con uno sguardo al mondo.